Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita e come vedete, tipo 30 secondi dopo, abbiamo trovato diamanti. Eccoli qua, dal video di ieri, che eravamo praticamente in cerca di diamanti, non ne riuscivamo a trovare. Mi sono racchiuso là e tipo 20 blocchi più avanti ce n'erano. Ma va bene così, va bene così. Buttiamo questo e non ci serve attualmente. Ci prendiamo altri lapislazzoli. Faccio anche così però che mi sta, ecco, più comodo. Due, perfetto. E dobbiamo farci anche del spazio. Qui ho due dischi musicali che sono veramente uguali, quindi uno potrei anche buttarlo. No, questo, buttiamo il flint che non mi serve. Eccolo qua, diamond. No, ancora no. Buttiamo questo, eccolo qua, perfetto. Sono due e tre. Dai, tre vanno bene, vanno molto bene, il che è ottimo. Adesso faccio un altro po' di esplorazione e poi ci vediamo in super. Un altro smeraldo. Quanti ce ne sono? Quanti smeraldi ci sono? Infatti, poi, non so se il volume è troppo alto, fa un casino. Quattro smeraldi abbiamo trovato nel corso di questa esplorazione. Che cosa è? Ah, ok. Bug grafici a bestia. Madonna, questo coso nero tipo nelle mod si trovano. Boia. Vabbè, adesso continuo a fare un po' di mining. Ci vediamo sopra per un nuovo per un nuovo progetto. Guardate cosa c'è qua, diamond. E ce li prendiamo subito. Uno, due. Madonna, tre, quattro. No, cinque, sei, sette, otto. Un giacimento da otto diamanti. Abbiamo 11 diamanti, quindi ce ne equivale un altro piccone e una spada. Ne abbiamo, così ne sprechiamo 5. Potrei farmi addirittura 3 picconi in diamante. Ed è fondamentalmente quello che farò. Abbiamo davvero raccolto un casino di roba. Sono veramente molto contento di questo mining. Il punto è come torno a casa io. Sto finendo tipo il cibo. Guardate quanta roba ho preso. Comunque, proviamo a tornarcene a casa. Molto probabilmente useremo una tecnica molto particolare per scappare dalle miniere. Adesso vi faccio vedere, adesso tentiamo di non ho torce. E questo è un bel problema, perché poi così voi non vedete nulla. Quindi non posso farlo, devo prendermi. Come me ne torno io sopra? Facciamo così, guardate, sperando di non incontrare mob e di non morire male, facciamo così. Per forza. Poi ci sarà, c'è dell'altra redstone, un'altra roba, ma poi ce ne torneremo qua e prenderemo altra roba. Adesso non lo possiamo davvero fare. Dobbiamo andarcene, sto anche finendo il cibo, il che è male, male, male. Poi, tipo, se cado qua io muoio veramente male. Ecco, facciamo una cosa del genere. E poi devo craftarmi assolutamente però delle... Fammi mangiare. Ho degli stick. Ho delle... Ecco, del carbone, perché non me ne faccio prima. Vabbè, facciamo così, vai. Queste le dobbiamo buttare, purtroppo. Quattro... Buttiamo la zappa, dai, che ci faccio con la zappa? Ottimo. Bene, arrivati a questo punto, a che altezza siamo? F3 a 42? È ancora un po' indietro. Però facciamo così, semplice. E ce ne andiamo, ecco, di qua, così. Alziamo, attenti a non cadere qui. Perché me ne metti due? Dai! Ok. E siamo di nuovo qua, mettiamo un'altra torcia e via. Ok, eccoci fuori, ho raccolto un enderpearl, ho ucciso un enderman, ecco qua l'enderpearl. Siamo fuori adesso, siamo anche vicini, sorprendentemente vicino a casa. Non me lo sarei davvero mai aspettato, cioè sono un casino di maiali qua. Sarà il caso di racchiuderli e farci una farm automatica. Oh, lì c'è un creeper, però lì siamo alla larga. E poi se non erro, insomma, dovremmo stare dal... vicino alla mia casa. Ancora non mi oriento bene in questo nuovo mondo, ma più o meno ci dovremmo essere. Un creeper lì. No, no, non lo so dove siamo di preciso. E qua c'era la foresta quella di questi, di Dark Oak. Vediamo di salire da quest'altra parte. Ok. E sinceramente non mi so orientare bene. Tipo da questa parte dovrebbe essere. Lì cosa c'è? Non lo so, qui c'è uno zombie, lo uccidiamo. Che shot! Muori male, grazie. E adesso mi devo tornare a casa. Devo tornare a casa, devo tornare a casa. Perché più che altro devo mettere a posto questo. Poi ci andiamo a massacrare i bot e tutte le mucche che ho. Anche queste, poi magari andiamo in giro a massacrare mucche. Per prenderci... E ci prendiamo tutte le leather, facciamo i libri e... Oh, non ho le canne da zucchero, boia vacca. Ah, devo farmi... Oh, oggi facciamo... Aia, che botta. Oggi facciamo una farm di canne da zucchero. Per forza.
Ma che boia. A parte, so dove siamo, ma. E sono alla farm di galline, ok? E ho attivato il secondo comparatore. Il punto è, mi ero scordato di mettere il secondo blocco qua. Quindi, tutte le galline sono uscite e stanno in giro. Vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto? Le fatiche che ho fatto io? Guardate quante sono! Adesso io le devo uccidere fondamentalmente tutte. Ma come si fa? Ma dai, non ci credo. Che fatica. Adesso fammi prendere tutte le uova. Almeno vediamo di far nascere qualcos'altro. Però non è proprio il massimo, eh. Cioè, io come si fa? Dai! Dai! Sempre. Madonna, sempre più nabbo. E quindi cosa andremo a fare? Beh, praticamente nulla. Adesso andremo a uccidere solamente le galline. E ripopoleremo là. Ma quello magari lo farò off camera. Adesso andiamo a posarci tutto. Guardate quante ce ne sono. Ma erano tante. Poi sono uscite e niente. È finita così. Aia. Ok. Stiamo tornando a casa, vicino casa. Che non è malissimo, eh. Va soltanto finita la casa. Ma non è malissimo. Ciao cane. Mettiamo un po' tutto a fare, adesso dormo e poi sistemo un po' l'inventario, iniziamo a massacrare di botte le mucche. Eccoci qua. Allora, le cose sono due. E qui le sugar canes ne abbiamo una sola. Ed è tragica la questione perché una soltanto davvero ci andiamo male. Quindi la mia idea adesso è di andarle a cercare. Le andiamo a cercare un po' per i vari fiumi, riva a fiumi. Tipo mare, laghi e qualsiasi cosa, e qualsiasi posto in cui possiamo trovare le sugar canes. Ecco, faccio vedere le coordinate, ecco qua, al video almeno, se mi dovessi perdere posso riguardare la clip e cercare le coordinate. E un'altra cosa, è un casino, perché, insomma, se non troviamo nulla, non so come arrangiarmi. Andiamo a esplorare, magari troviamo qualcosa di interessante, lì vedo tantissimi fiori. E possiamo vedere poi altri posti, altri biomi in cui poter trovare qualcosa di interessante, magari una palude con una witch, con una witch oppure qualcos'altro. Intanto però ne prendo anche spunto per uccidere tutte le mucche che troverò sul mio cammino, perché ne ho tante a casa e quindi non mi servono queste. Posso tranquillamente ucciderle. Potevo farmi una spada in diamante, cosa a cui non ho pensato. Ne approfitto anche per riprendere del cibo perché ce ne sarà molto utile. Adesso ne uccidiamo il più possibile, prendendo anche più lead possibile. Eccomi tornata a casa. Ho
Ho praticamente piantato le sugar canes che mi erano avanzate, ho messo a cuocere, cioè non è che mi erano avanzate quelle che avevo poi in ma cioè alcune sugar canes, gli slot disponibili, diciamo, le ho messi a piantare, eccoli qua. E poi faremo una farm intensiva. La faremo nei sotterranei. Poi mi avete detto anche di utilizzare, c'è cioè un creeper dentro casa. Questo è creeper. E mi avete detto di utilizzare questo come, diciamo, passaggio per accedere al cuore della montagna. E non è male come idea, perché vedete, cioè possiamo entrarci tranquillamente. È un po' scosceso come percorso, ma va bene uguale. E poi da qui si risale. E poi, vabbè, ok, si esce. Però potremmo entrarci, farci un passaggio dentro la montagna. E da questa montagna poi arrivare direttamente dentro la casa, perché vedete, è totalmente collegata. Poi faremo un sistema di ponti. Insomma, dobbiamo lavorarci parecchio su questo mondo. La farm voglio farla assolutamente sotterranea, perché non mi piacciono le farm che si vedono, cioè le farm devono essere sottoterra. Troviamo un punto dove farla. Ci sono un bordello di creeper, uno. Ma dentro qui spawnano sempre un casino di creeper. Io non lo so. Gli piace la struttura ai creeper, eh? Non c'è nulla da dire. No, 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 fuggi, 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 che se mi esplode là dentro è un casino. Comunque, altra news importante, eccolo un altro di creeper. Nei prossimi giorni, quindi domani o dopodomani, uscirà il primo vlog. Quindi, se avete delle domande da farmi, poi ne ho veramente tante, ne ho collezionate nel corso di questi mesi su YouTube, ne ho collezionate diverse. Magari, se avete qualche idea, cioè, qualche domanda, volete qualche chiarimento, fatemelo sapere, perché ve lo farò. Insomma, tenterò di rispondere un po' a tutte le domande che mi avete fatto nel corso di questo tempo e di questi tempi su YouTube. Altra news importante, voglio farvi un video. Ma allora, mi avete chiesto anche un video su come scaricare Minecraft. Sì, se volete ve lo faccio, non c'è problema. Cioè, si parla però della versione SP, io ce l'ho, ho il premium, Minecraft proprio premium, quello comprato. Insomma, cioè, dobbiamo fare molte cose, questo mondo sta venendo bene, dobbiamo lavorarci parecchio e penso che per questo episodio poi possa essere tutto. Spero vi sia piaciuto tutti questi vari montaggi, perché mi sono un po' sbizzarrito nel montare e fare vari montaggi. Ho registrato parecchio per questo episodio, quindi avevo fatto diverse cose, un po' di esplorazione, oggi anche tutta esplorazione. Comunque, domani andremo a fare la farm di canne da zucchero. Spero vi piaccia, sarà una farm che andremo a costruire. Diciamo, sfrutterà il fatto degli update block detector. Andremo a costruire in una parte della montagna, nelle varie montagne, magari sempre nel nostro tunnel, qua che abbiamo questi vari tunnel. E quindi per questo episodio è tutto, io vi do appuntamento al prossimo episodio, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un commento mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se l'avete già fatto, di condividere il video su Facebook per farmi conoscere nuove persone, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!